Investire in singoli titoli è sempre divertente. C'è quel brio del secondo me ci ho preso, a cui non so proprio fare a meno. E quindi eccomi qui, in questo video vi racconterò quelle che secondo me sono le tre azioni che qualunque investitore dovrebbe avere nel portafoglio. Ma prima di iniziare vi ricordo che i miei video hanno scopo informativo e di divulgazione. Io ci tengo a raccontare la mia esperienza e gli strumenti che io utilizzo. Quindi prima di fare qualsiasi scelta di investimento, mi raccomando, fate le vostre opportune ricerche e traete le vostre constatazioni. Inoltre, se vi va di sostenermi, potete farlo mettendo un like al video e iscrivendovi al canale. E ovviamente grazie a chi lo farà. Ma torniamo a noi. Ci sono tre azioni che secondo me sono un evergreen, cioè che potrebbero fare molto bene anche nei prossimi decenni. Sono azioni che io denomino cive. Compro io, vendono gli eredi. Per dire che sono azioni da comprare e da dimenticarsi di avere in portafoglio, perché l'orizzonte temporale deve essere molto lungo. Come sempre partiamo dall'ultima, e in questa posizione io metto LVMH. Louis Vuitton, Givenchy, Fendi e Bulgari sono solo alcuni dei marchi che appartengono al gruppo LVMH, cioè il leader al mondo nel settore della moda. Per di più, il CEO e fondatore Bernard Arnault, di cui ho già parlato in questo canale, è anche l'uomo più ricco al mondo. LVMH ha un margine netto importante perché parliamo del 18%. Questo vuol dire che ogni 100 euro incassati di ricavi, LVMH riesce a ottenere 18 euro di utile netto, che per un'azienda che vende prodotti fisici retail è tantissimo. Questo ci dà un'idea di come nel lusso ci siano margini stratosferici. Dal 2018 il suo dividendo è in costante crescita e il payout ratio si attesta attorno a un 43%, quindi è perfettamente sostenibile. Inoltre, LVMH è una delle European Stocks più conosciute, più capitalizzate e più scambiate. Ma quando parlo di titoli come questo, io guardo la forza del brand, perché i marchi coinvolti hanno una, come dire, non hanno un'età. Quindi sono conosciuti in tutto il mondo, si vendono da soli, sono sinonimo di qualità, e tra l'altro non hanno età, quindi non passeranno mai di moda. Ci sono poi intere economie dove questi prodotti stanno arrivando solo da qualche anno, ossia tutte le economie emergenti, e una su tutte è la Cina. Questo mi porta a ritenere, LVMH uno di quei titoli che nel lungo periodo è difficile che si dimostri un investimento sbagliato, perché gli utili sono tanti, i marchi sono consolidati e le prospettive future sono rosee. Di sicuro merita il marchio Cive. La seconda azione in questa mia piccola classifica è Visa. Visa è leader nel mercato delle carte di pagamento. Oltre il 40% delle transazioni a livello globale sono effettuate su circuito Visa, nettamente al di sopra anche del suo principale competitor Mastercard. Piccola curiosità storica, la IPO di Visa, che è avvenuta nel 2008, cioè il processo tramite il quale Visa si è quotata nella New York Stock Exchange, è stata l'IPO più importante della storia globale, perché valeva ben 17 miliardi di dollari. Quello che sorprende di Visa sono sicuramente i dati del bilancio, perché sembra di avere a che fare con un'azienda praticamente sotto cocaina, visto che il margine netto è altissimo, praticamente il 50%. Cioè di ogni euro che Visa incassa in termini di ricavi, la metà è utile netto. Cioè, pazzesco! Tenete conto che nel 2022 inoltre ha stabilito il suo record di fatturato, sfiorando i 30 miliardi di dollari. Quindi fate un po' voi i conti. Ma sentite bene, Visa da quando è stata quotata, cioè nel 2008, ha avuto un dividendo che è cresciuto di 17 volte. Oltre a questo, il titolo è passato da valere poco più di 16 dollari a valerne 233. Dato aggiornato all'ultimo giorno borsistico del 19 maggio. Una performance che, escludendo i dividendi, in 15 anni vede un rialzo del più 1350%, cioè 13,5 volte l'investimento iniziale. Chi ha investito 100.000 dollari in Visa nel 2008 oggi si ritrova 1.350.000 dollari. Tutto questo in soli 15 anni, quindi veramente è un'azione che ha realizzato performance stratosferiche. Il payout ratio
ratio, cioè la percentuale di utile che Visa distribuisce sotto forma di dividendi, è del 22%, quindi è molto contenuta e questo è positivo. Di ogni dollaro che Visa incassa di utile, solo un quarto viene distribuito, anche meno. Ma dimentichiamoci un attimo dei numeri e guardiamo al business, perché non so voi, io sono convinto che il mondo del futuro non preveda i contanti. Di conseguenza, io credo che i pagamenti elettronici diventeranno praticamente l'unico metodo di pagamento da qui ai prossimi 20 anni. Ci sono poi intere economie emergenti, come ad esempio l'India, dove l'avanzare tecnologico sta permettendo ai colossi dei metodi di pagamento di incrementare esponenzialmente i loro ricavi. Ovvio che in quelle economie, vedi in Cina ad esempio, ci sono altri circuiti come Alipay che fanno da concorrenza, però il mercato è sicuramente in crescita e le prospettive future sono di una crescita esponenziale. I pagamenti elettronici sono il futuro, ecco perché penso che Visa sia un'azione cive. Ora arriviamo alla regina indiscussa del mercato azionario globale, Apple. Chi mi conosce sa che io ho un debole per Apple e probabilmente quando la valuto non utilizzo la piena oggettività. Tuttavia, io credo che Apple abbia in mano il brand più potente al mondo. Ma prima bagniamoci un po', perché Apple nel 2022 è riuscita a stabilire il suo nuovo record di fatturato, arrivando a 394 miliardi di dollari. Di questi, ben 99,8 costituiscono utile netto, quindi un margine del 25%, che su un'azienda di questo tipo io ritengo veramente qualcosa di incredibile. Sappiamo tutti che Apple vende a prezzi cari i suoi prodotti, senza dubbio. Ma non ho paura quando affermo che questo record di utili è di sicuro dovuto al fatto che non ci sono più i caricabatterie nelle confezioni dell'iPhone. Ovviamente scherzo. Il titolo è cresciuto talmente tanto che negli ultimi 10 anni ha dovuto fare due stock split, uno nel 2014 di 7 a 1 e un altro nel 2020 di 4 a 1. Oltre a questo, da quando Apple ha ripreso a pagare i dividendi, cosa che tra il 1995 e il 2012 non è accaduta, ma da quando appunto ha ripreso nel 2012, il suo dividendo è aumentato di 2,5 volte, nonostante un payout ratio del 15,5%. Non so se ci rendiamo conto. È il titolo azionario più capitalizzato al mondo, con più di 2,7 bilioni di dollari di capitalizzazione. Inoltre, chi ha investito in Apple 10 anni fa, oggi ha decuplicato l'investimento, senza considerare i dividendi. Passiamo un po' all'aspetto più discorsivo e riflessivo, perché Apple di fronte a sé ha una sfida enorme, cioè quella di rimanere leader. Il settore tech è un settore molto pericoloso, anche Warren Buffett lo dice. Nonostante nel suo portafoglio Apple occupi una posizione davvero importante, Buffett si è sempre tenuto distante dal settore tecnologico, perché l'obsolescenza e la mancata innovazione rischiano di uccidere un'intera azienda. Vedasi il caso di Nokia o di Kodak. In Italia anche la Olivetti, che era regina tra gli anni 60 e gli anni 80, è andata in decadimento e ora agisce in una nicchia ristretta. Tra l'altro, solo nel settore business. Era un'azienda che voleva competere con Microsoft e Apple all'epoca. C'è un ma. Apple non è semplicemente una società tech, perché ha saputo mescolare quello che è il mondo tecnologico con l'esclusività del lusso. Come dicevo prima, i prodotti Apple costano molto più della media e spesso in termini tecnologici non sono avanzati come i top di gamma di Android. Ma quello che fa la differenza sono i materiali, è il design, è l'esclusività del marchio, il far percepire come il prodotto come un qualcosa di grandissimo valore. Questo è il consumatore che quando acquista e decide di spendere 1400 euro per un iPhone Pro, è questo quello che ottiene, l'esclusività. Quindi ha mescolato due mondi spesso distaccati, il lusso e la tecnologia. Attenzione, non che non abbia meriti tecnici il mondo di Apple. Il software iOS degli iPhone, secondo me, non ha rivali sul mercato. È vero che non è personalizzabile o non più di tanto, però ha una fluidità pazzesca, che per molti è l'unico fattore di scelta quando si acquista un cellulare, come nel mio caso. La fluidità di iOS non ha rivali ed è un'esperienza d'uso veramente positiva, anche a distanza di anni dall'acquisto. Tra l'altro, tra i progetti più stimolanti, Apple ha in cantiere la sua auto elettrica, l'Apple Car, e decisamente più imminente è il suo visore di realtà virtuale. Quindi comunque è un'azienda che sta cercando di sondare altri terreni. Non dimentichiamoci che sta iniziando a fare concorrenza ormai da diversi anni con Netflix e Amazon Prime, grazie ad Apple TV Plus, che vanta produzioni ad altissimo budget e anche serie pluripremiate,
come ad esempio Ted Lasso. Concludendo, Apple non è semplicemente un'azione cive, ma è l'azione cive per eccellenza. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo qui sotto. Ditemi la vostra. Come sempre, like e iscrizione se il video vi è piaciuto e se non volete perdervi i video futuri. Io vi ringrazio per avermi seguito, alla prossima!